oggi andremo a fare insieme una scatola portaoggetti che potrà essere usata come portabiscotti o qualsivoglia cosa all'interno della vostra cucina. Perché dico cucina? Perché effettivamente, vedete, rappresenta una ciambella zuccherata, quindi io ho pensato di farmi tutto un set da cucina e poi vi farò vedere anche altri complementi che faremo insieme, sempre adatti alla cucina con cordino oppure in questo caso con, vedete, l'aiuta. Adesso vi do tutte le info anche dove acquistare i materiali. Quindi questo kit, vedete, il fondo neutro e la nostra ciambellina le ho acquistate dalla mia amica Erika di Fungo Label. Se vorrete abbellire poi in seguito anche la vostra creazione con un'etichetta personalizzata, anche questa acquistata da Fungo Label. Mentre poi utilizzeremo un disco in feltro che io ho tagliato a misura usando come dima il nostro cerchio di legno. Poi useremo per chiudere il lavoro e nascondere il filo un ago tirafettuccia, un uncinetto numero 3, un paio di forbici e naturalmente questa bellissima juta acquistata da Federica Evaristo in Intrecci Preziosi. Io ho usato la juta. Ovviamente sappiate che la juta non è lavabile perché tende a, come dire, vediamo, ammorbidirsi, tende ad ammorbidirsi, quindi non è lavabile. Se volete usare un filato lavabile, vi consiglio il filato fibra, sempre da Federica Evaristo, e potrete trovarlo sia nella dimensione 3.0 lavorabile con uncinetto del 3 oppure 4.0 lavorato col 3.5-4, poi dipende sempre dalla vostra mano. Io in questo caso sto usando la juta perché volevo una finitura molto molto come dire, quasi da classico cesto, ecco, come se fosse un po' impagliato, e di conseguenza volevo usare questo tipo di materiale. Anche perché capite che c'è il legno e quindi sicuramente non lo butterò in lavatrice, darò una spolverata con una spugnetta umida ma senza inumidire troppo il filato. Benissimo, io direi che elencati i materiali, dopo vi lascerò ovviamente in descrizione il quantitativo e tutto ciò che vi occorre per poter reperire i materiali. Direi passiamo al tutorial. Partiamo con, ecco, infilando il nostro uncinetto e pescando il filo dal retro del nostro pannellino di legno, quindi vado a fare l'aggancio che risulterà come mezza maglia bassa, nel senso che è una maglia bassa non completa. Rientro e vado a fare la mia seconda maglia bassa. Vi chiedo scusa per il rumore, ma il pannello di legno fa rumore. Vediamo se metto sotto questo, magari ne faccio meno. Quindi vado a fare due maglie basse all'interno di ogni foro. Anche questo dipende sempre dalla vostra mano. Potreste dover cambiare la quantità delle maglie, l'importante è che siano pari. Quindi continuate fino a terminare tutto il giro. Arrivati all'ultima maglia bassa, qui, cosa facciamo?
Abbiamo sfilato l'uncinetto tirando un po' su l'ultima catenella. Andiamo a fare quella che era. Vedete qua abbiamo due maglie, ma una sola catenella. Dobbiamo andare a creare quella dell'aggancio. Quindi entro dal retro del lavoro, prendo la catenella, la infilo nell'uncinetto e la porto sul retro in questo modo. La tiro su né troppo poco. Quindi vi accorgete se questo filo, questa nuova catenella che noi abbiamo creato, non deve essere troppo tirata. Quindi vi consiglio di mantenere sempre la stessa tensione per tutti i giri, perché questa è una chiusura invisibile, ma se tiriamo il filo troppo o troppo poco, rischiamo che comunque un pochino si veda, mentre se diamo la giusta tensione non si vedrà nulla. Ora dobbiamo andare a fare il primo giro di maglia bassa in costa, quindi prendiamo solo metà di questa costina. Vedete, sono passata attraverso un filo solo. Prendo il filo che c'è dietro e lo porto davanti, rientro in questo anellino, vedete, ne abbiamo uno sul davanti e uno sul dietro. Carico il filo e porto fuori, quindi finisco la maglia bassa. Ora vado a fare una maglia bassa in costa, quindi prendendo solo la costina esterna su ogni maglia bassa sottostante, e faccio questo per tutto il nostro giro. Anche questa volta, arrivata al termine del giro, state bene attenti perché dovete guardare qual è la prima catenella lavorata. Quindi questa è l'ultima, questa è la prima. Quindi abbiamo, vedete, qua c'è la maglia bassa incompleta. Di nuovo alziamo un pochino il filo, entriamo sotto la prima catenella, quindi sulla prima maglia completa, passiamo il filo, in questo modo giriamo l'uncinetto e facciamo passare la catenella. Ora iniziamo il punto canestro. Allora, passo qui sotto, quindi la prima la prendo normalmente sotto la maglia. Esco, prendo l'occhiello che ho lasciato e faccio la maglia bassa. Ora il secondo punto sarà canestro, quindi non la prenderò qui, ma la prenderò sotto, quindi esattamente qui. Se vi si gira la catenella, uscite, rientrate in modo che la catenella sia dritta e fate il primo punto canestro. Quindi il prossimo punto è a maglia bassa normale. Il punto successivo sarà di nuovo a canestro, quindi non lo prenderò qui, ma lo prenderò sotto. In questo modo, vedete che la maglia è girata, io esco, rientro in modo che la maglia non torca, ma sia ben definita. In questo modo, la prossima la prendo normalmente. Quella dopo, sotto. Qui, vedete, è già giusta, quindi la tengo ferma col dito ed esco. Vedete com'è ben definita la maglia? C'è la V ben definita. La prossima dritta normalmente, quella dopo di nuovo sotto. Qui è torta, io la faccio uscire, la raddrizzo e concludo la maglia. La prossima maglia bassa e così via fino al termine di questo secondo giro. Se avete montato le maglie giuste e quindi sono pari, vi ritroverete che la prima maglia è una maglia bassa normale, l'ultima sarà una maglia a canestro. Quindi ecco qua, lavoriamo a canestro. Ora chiudiamo il giro nel medesimo modo. Alziamo, andiamo sotto, non confondiamo la maglia con la catenella, eh? Questa è la maglia, questa è la catenella. Quindi entriamo sotto la catenella. In questo modo prendiamo il filo, lo passiamo, giriamo per comodità l'uncinetto con l'uncino rivolto verso sinistra, in questo modo, e la facciamo uscire. Tiriamo bene in modo da avere la tensione come nel giro precedente, sfiliamo ed ora, siccome abbiamo concluso, vedete, abbiamo qui la maglia
a canestro, questa la iniziamo presa da sotto, quindi così entriamo sotto, tiriamo fuori ed ecco qua. La nostra prima maglia è a canestro. Aspettate, voilà. Vedete, presa sotto. Cosicché la seconda la andremo a lavorare maglia bassa normale. Quindi ora proseguirete dove sotto abbiamo fatto la maglia bassa normale, la prenderemo sotto e faremo il canestro. Quindi invertiamo le maglie in questo modo. Questa è lavorata, vedete, presa sotto, entriamo da sopra. La prossima andiamo sotto. La successiva sopra e così via. Quindi la chiusura invisibile è molto semplice. Qualora voi inizierete con la maglia a canestro, finirete con una maglia bassa. Qui vedete nel giro sotto questa è a canestro, quindi normalmente dovrete prenderla qui. Se guardiamo il giro successivo, questa sarà una maglia alta a canestro. Nel prossimo giro, dopo aver chiuso con la chiusura invisibile, dovremo prenderla da sopra. Quindi un giro inizierà con la maglia bassa a canestro, un giro con la maglia bassa normale. È semplicissimo. Se voi tenete bene la tensione del filo, vedrete che procederà molto bene il lavoro e non vedrete la chiusura o comunque si vedrà veramente pochissimo. Ora io vado avanti per l'altezza desiderata, quindi a seconda di quanto volete fare alta la vostra scatola, procedete facendo un certo numero di giri. È indifferente il numero di giri, dipende dal vostro gusto, se volete una scatola più alta o più bassa. Io la farò mediamente bassa, non bassissima, ma neanche altissima. Quindi vado avanti a fare tutti i miei giri di lavorazione e poi chiudiamo insieme la nostra scatola. Mentre aspetto che il nostro indurente si asciughi e ci vogliono più o meno 6 ore, comunque controllate sempre, c'è scritto qui da qualche parte che ci mette 6 ore ad asciugare, quindi lasciate asciugare bene, poi ve ne accorgete perché il filato ritorna asciutto, quindi vi accorgete poi se è asciutto oppure no. Andiamo a fare la stessa cosa sul nostro coperchio, quindi entriamo, agganciamo il nostro filato e andiamo a montare le stesse maglie che abbiamo usato per il fondo, quindi andiamo a fare due maglie basse per ogni foro che andremo ad incontrare. Come vedete, io, come per la scatola, sto nascondendo il filato man mano che faccio le maglie basse. Quindi facciamo tutto il nostro giro di maglie basse in questo modo fino ad ottenere il giro completo. Ovviamente qui due maglie basse e poi rifacciamo ancora una volta la chiusura invisibile insieme. Eccoci arrivati al termine del giro. Ora chiuderemo il giro come fatto per la scatola. Quindi alziamo un po' la catenella, ci infiliamo dal retro all'interno sotto, quindi la prima catenella lavorata. Ricordatevi sempre di non confondere la maglia con la prima catenella. Fate passare il filo. Io per comodità giro l'uncino, vedete, verso sinistra in modo da fare questo movimento e tirare bene la catenella. A differenza di quello che abbiamo fatto per la scatola, non andremo a fare subito il giro in costa. Quindi il primo giro lo andremo a fare normalmente tutto di maglie basse normalissime. Quindi entriamo sotto l'intera catenella. Appena creata, ne usciamo, riprendiamo la nostra catenellina e facciamo la maglia bassa. Voilà! Ora andiamo a lavorare una maglia bassa. Scusate, il primo giro l'ho lavorato un po' stretto. Sotto ogni maglia bassa sottostante, quindi senza fare alcun aumento, andiamo semplicemente a fare un giro di maglia bassa.
Ci tengo a specificare che io sto usando un uncinetto molto più piccolo di quello richiesto da questo filato. Perché? Perché la juta già normalmente tende ad essere un po' più morbida dei cordini e lo vedete anche, la sua consistenza è molto morbida. Lavorandola con un uncinetto inferiore già ha un bel sostegno. Normalmente io lo faccio con tutti i cordini, mi piace lavorarli molto stretti proprio per avere già un sostegno che va al di là di un indurimento. Ovviamente non è che si ottenga chissà quale sostegno, però sicuramente se non volete indurire o mettere sostegni vari, lavorare con un uncinetto più sottile aiuta moltissimo. Quindi vedete, già rimane bello. Duro, quindi rimane molto in forma. Io proseguo con il giro e andiamo a fare quello che sarà il nostro ultimo o penultimo giro. Adesso lo decidiamo insieme. Ecco qui, siamo arrivati al termine del giro, quindi concludiamo nello stesso modo. Ci infiliamo sotto alla prima catenella, tiriamo il filo, giriamo l'uncinetto verso sinistra e lo estraiamo dall'asolina. Ora andremo a fare il giro in costa, quindi come avete visto, la differenza tra la scatola e il coperchio è semplicemente che c'è il primo giro, quindi quello attaccato all'attaccatura del coperchio, che non è lavorato in costa, ma viene fatto in quello che è il nostro secondo giro di maglia bassa. Quindi entriamo tra l'asolina, vedete qui, prendendone solo mezza, estraiamo il filo. Mettiamo tutte e due le asoline sull'uncinetto e facciamo la maglia bassa. In questo modo, quindi andiamo a lavorare tutto un giro, sempre senza aumenti, di maglie basse prese in costa. Questo ci darà un po' più di ampiezza al coperchio per poter poi sovrapporre il coperchio a quella che è la scatola. Quindi andiamo a fare tutto il nostro giro di maglia bassa in costa. Il prossimo giro sarà di maglia bassa normale e potrete farne quanti vorrete, dipenderà da quanto vorrete che il coperchio si sovrapponga alla scatola. Quindi, a seconda di quanto vorrete alta la fascia di chiusura del coperchio, farete i giri di lavorazione. Io vado a farne due perché non voglio, avendo fatto la scatola bassa, non altissima, non voglio che il coperchio sovrasti di tanto la scatola, però è una vostra scelta personale che varia dal gusto appunto personale oppure dall'altezza che avete deciso per la vostra scatola. Io proseguo con questi due giri facendo sempre la chiusura e la ripartenza invisibile. Ci vediamo al termine. Ecco qua realizzato anche il nostro coperchio. Come potete vedere, ecco qua, chiude perfettamente, molto molto bella la nostra scatolina per i biscotti. Ora, se ricordate, all'inizio vi avevo detto che avevo tagliato un cerchietto. Io il cerchietto lo inserisco all'interno della mia scatolina e solo in questo caso non lo vado ad incollare, perché inserendo dei biscotti all'interno della mia scatolina potrebbero cadere delle briciole e potrebbe essere il caso di doverlo sostituire o cambiare o lavare, aspirare, come volete voi. Quindi lo appoggio e basta, in modo che si possa rimuovere in qualsiasi momento. Altra cosa che vi consiglio, la mia scatola porta biscotti richiede magari che mettiate dentro il sacchettino dei biscotti chiuso, perché ovviamente è in tessuto e pieno di forellini, quindi sicuramente non manterrà la fragranza dei vostri biscotti. Però sicuramente quando arrivano degli ospiti e metterete il vostro set da tè fatto da voi in tavola, sarà tutta un'altra cosa. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, spero che la mia scatolina porta biscotti vi piaccia. Vi invito ad andare a visitare lo shop La Fede Intrecci Preziosi per i filati, mentre
per i pannelli in legno, quindi il coperchio decorato e il coperchio neutro, potrete andare nella pagina Facebook Fungo Label della mia amica Erika. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo tutorial nel quale, sempre sulla linea di queste scatoline, andremo a fare un altro pezzettino del nostro set da tè. Ciao da Luci, al prossimo video tutorial!